Una città non è solo un insieme di strade e persone, è uno stato d'animo, un corpo di tradizioni e sentimenti organizzati. La città, scrive Italo Calvino, non dice il suo passato, ma lo contiene come le linee di una mano. A Roma, al Foro Italico, la memoria diventa emozione, il passato si fa identità. Visitando le nuove opere al Foro Mussolini. Il Foro è la testimonianza più limpida e completa dell'architettura fascista. Lo Stadio dei Marmi viene inaugurato il 28 ottobre 1932 nell'ambito delle celebrazioni per il decennale della Marcia su Roma. L'opera è profondamente legata all'ideologia e all'estetica del regime. In quegli anni Mussolini ha dato al ministro Ricci, presidente dell'Opera Balilla, il compito di riorganizzare la gioventù. Ricci decide di creare una vera e propria città dello sport nella paludosa area della Farnesina. Ecco i campi di tennis. Affida il progetto all'architetto Enzo Del Debbio, che rispetta i canoni dell'architettura razionalista del regime. Del Debbio circonda lo stadio di 18 ai tanti nudi maschili che richiamano lo stile propagandistico del fascismo ed esaltano le forme degli atleti. Lo stadio nasce come un campo di allenamento e teatro dei saggi ginnici celebrativi del fascismo. Diventerà il simbolo del tennis in Italia. Lo stadio che si chiamò dei Marmi, poi divenne, secondo Adriano Panatta, della Pallacorda. E adesso si chiama, direi doverosamente, Stadio Pietrangeli, perché insomma Pietrangeli lì c'è stato di casa. Dal 2006 lo stadio, che ha cambiato nome più volte nel corso degli anni, è intitolato a Nicola Pietrangeli, l'unico italiano nella Hall of Fame del tennis. Gianni Petrucci, l'allora presidente del CONI, e Angelo Binaghi, presidente della federazione, mi avevano detto che fra 4 giorni è sorpresa per te. Allora sono stato convocato qui e c'è stata questa bellissima sorpresa. Naturalmente, grandissimo piacere. Poi per fare il furbo ho detto, ma scusate, ma è la statua? Ma guardatevi, ancora non capisci niente. L'avrai, ma dopo. Pietrangeli è un simbolo del nostro tennis, un'icona della Coppa Davis. Ha giocato 66 incontri e 164 partite, un record mondiale oggi praticamente imbattibile. Con la nuova formula potrebbe superarlo solo chi arrivasse in finale per 17 anni di fila. Praticamente su questo campo ho giocato 22 anni il torneo di Roma. Campionati internazionali di tennis si svolgono animatissimi con grande concorso di campioni della racchetta. La mia prima volta al Foro Italico risale al 1954, ero campionessa juniores italiana. Sono arrivata al Foro Italico, tutti avevano parlato, mi avevano parlato di questo Nicola Pietrangeli che veniva da Tunisi, anche lui dall'Africa, io venivo da Addis Abeba e avevo studiato nel Kenya. Ci siamo incontrati al bar del tennis, lui era molto carino, affascinante e lì è nata un'amicizia che però si è consolidata molto molto più tardi. Quindi una vita fa. Ha giocato 4 finali Pietrangeli al Foro Italico. Ne ha vinte 2 contro Beppe Merlo nel 1957 e nel 1961 contro Rod Laver, che avrebbe completato l'anno dopo il Grande Slam. Un gran signore è Rod Laver, che ha avuto la sfrontatezza di vincere un set sulla terra battuta con me e poi fare 4 game in 3 set. Finale degli internazionali che si giocarono a Torino.
Anni fa, importanti giornalisti americani hanno pubblicato una classifica dei migliori colpi nel tennis. E io sono stato messo a pari merito con Robbie per la palla corta. Beh, voi siete troppo giovani, ma chi si ricorda la palla corta di Robbie? Quinto giorno del torneo internazionale di tennis. Cucelli ha battuto Patty, deve misurarsi contro Drobny. Scontro emozionante, è presente anche Meazza. Drobny, cecoslovacco di nascita e da 2 anni egiziano di nazionalità, è il numero uno non solo come tennista ma come mancino. La palla corta di Nicola Pietrangeli è stata considerata la migliore al mondo, insieme a quella del grande Jaroslav Drobny, il campione esule che a Roma ha trionfato 3 volte, l'ultima nel 1953. Appassionato sportivo, il maresciallo Montgomery assiste alla finale del torneo di Roma per i campionati internazionali d'Italia. Non dico la data perché era in bianco e nero, ma la semifinale e la finale, quando il professor Drobny ai 2 ragazzini australiani Hode e Roosevelt ha dato lo stesso punteggio in semifinale a Roosevelt e in finale a Hode. 6-1, 6-1, 6-1, 6-1, 6-1, 6-1. Straordinario questo Drobny. Occhialuto e mancino, sembra avere costruito su un insieme di manchevolezze la propria superiorità. Pietrangeli ha scritto la storia del tennis italiano e il campo a lui dedicato è il più amato dagli italiani. Sono 2 campi diversi. Quello è molto più grande, ma sicuramente questo è molto più bello. E i giocatori, non l'ho sentiti io, e dice, sai, entrare in uno stadio così con tutte ste statue, tutte ste cose, fai tanto è vero che è sempre pieno questo, anche quello. Il Pietrangeli è il campo delle grandi emozioni e delle grandi battaglie. È lo scenario ideale per i moderni gladiatori della racchetta. Bud Collins aveva scritto che quando si entrava sul centrale, ancora il centrale delle statue, il centrale di Nicola Pietrangeli, era come entrare al Colosseo per gli stranieri. Il bianco freddo dei marmi e delle statue crea un contrasto unico con il rosso della terra e il calore appassionato dei tifosi. Beh, innanzitutto il campo centrale per noi è sempre stato e lo sarà sempre quello che adesso si chiama Pietrangeli. Sul Pietrangeli, lo spirito insieme antico e moderno degli internazionali BNL d'Italia si esalta. Quella è un'arena che ha visto il sangue, nel vero senso della parola, quindi sono episodi che si sono svolti su quel campo. C'è la moneta, le monete, il lancio di monete a Borg nella finale con Panatta. Non sono il pubblico romano, ma queste 100 persone danno fastidio a questo punto. Negli anni dei gesti bianchi e dei cuori forti, il pubblico parteggiava ben oltre i limiti della correttezza sportiva per un condottiero come Fausto Gardini. Tutto pare perduto quando Gardini, stringendo i denti, torna a sorgere. Ha vinto il set e la gara, si merita l'entusiasmo. Forse vado troppo indietro col tempo, ma Fausto veniva veramente portato in trionfo, perché lui era un guerriero, non era un tennista, un guerriero con una racchetta in mano. Andando alla preistoria, Gardini che gioca la finale contro Merlo, al quale vengono i crampi che allora non c'erano le regole di adesso, time out, il medico, e andare nel bagno, se lì mollavi, eri perso. Che era seduto, sdraiato per terra, che urlava e Gardini ha tirato giù la rete. Cioè, quando mai succede queste cose? È sul Pietrangeli che Adriano Panatta iniziò la sua trionfale cavalcata, che lo portò al titolo nel 1976. Un inizio che nessuno potrà dimenticare. Gli 11 match point che Panatta ha annullato al primo turno nel 76, quando ha vinto la prima volta.
11 match point, primo turno contro un australiano, un certo Warwick. Panatta batte poi Zugarelli su un centrale scivoloso e domina Franulovic negli ottavi. Ai quarti, l'americano Solomon si ritira per protesta dopo una chiamata contestata quando era avanti 5-4 nel terzo set. In semifinale indovina una di quelle giornate in cui gli riesce tutto. Newcomb, tre volte campione di Wimbledon, non può nulla. Il pubblico è in delirio. Speriamo che lui cada un pochettino, sennò anche sì. Saranno in 8.000, dopo la finale vinta in 4-7 su Villas, a portarlo in trionfo. Il pubblico ai tempi miei era ancora scicchettoso, chiamiamolo così. Poi dopo ha cominciato a cambiare ed è cambiato moltissimo durante il periodo Panatta. È diventato veramente un tifo quasi calcistico. Ma io pensavo di giocare bene, ma vince, mi viene da ridere. Due anni dopo tornerà in finale sul Pietrangeli. Perde da Borg, ma di quel match c'è un'immagine che resta più di ogni altra. Non so, ho visto lanciare le monetine a Borg. È il solo stadio nel mondo in cui sia stata lanciata una bottiglietta di amaro nella storia. Il Pietrangeli è il campo della passione e della storia. Lo stadio ideale da intitolare a un campione che testimonia la passione e la storia del nostro tennis. Ma io ho detto a Gianni Petrucci, dico Gianni, scusa, ma grazie mille, bellissima, perché non come... A Melbourne c'è quello di Rod Laver, che è lo stadio quello grande. E allora mi ha detto, vedi, tu non capisci niente, perché quello lì sarebbe questo qua, l'abbiamo appena rifatto, lo possiamo buttare giù, possiamo rifarlo. Il tuo è monumento nazionale, non si può toccare. Il centrale ha cambiato veste più volte, prima di assumere quella attuale nel 2010. È un trionfo di cemento, acciaio e cristallo, in armonia cromatica e architettonica con tutto il resto dell'area. È il teatro delle grandi occasioni, dei momenti che fanno la storia. Il centrale è lo scenario delle cerimonie e delle finali, dove la passione, lo stile, la storia diventano epica. Come nel 2005, quando Nadal riesce a sfiancare l'argentino Coria. Nadal la sta mettendo davvero tutta, ora deve recuperare un break di svantaggio, ma guardate con quale stato d'animo, sembra lui essere in vantaggio. Purtroppo per qualcuno dice io metto sempre il pugilato dentro, ma Coria di Santa Fe, a Santa Fe è nato Carlos Monzon. Carlos Monzon non si è mai arreso in vita sua, uno che viene da Santa Fe nella mia testa non si poteva arrendere. E Coria quando era finito riusciva fuori, c'era la moglie di Coria in tribuna allora e mi ricordo che vedendo la faccia della signora si poteva capire quello che accadeva in campo, cioè tutte le espressioni che lei aveva in quel momento riflettevano esattamente come in uno specchio quello che tu vedevi in campo. Incredibile Coria, che cosa ha fatto? È stata una battaglia fra due autentici gladiatori, si sono dati hanno tirato fuori dal corpo delle energie che pensavi non avessero mai. Ecco, quando lo sport arriva a questi livelli ti dà delle emozioni così forti che non te le scordi più. Rovescio e la volée di rovescio. Vittoria. Nadal è il nuovo re di Roma.
Dal 2012 il piccolo centrale sotto la curva sud dell'Olimpico è stato ribattezzato Super Tennis Arena. La Super Tennis Arena è tutta un'altra cosa, perché non ha quel calore che ha il Pietrangeli, per due motivi ovvi. Come non ce la può avere il campo centrale, soprattutto nei primi giorni, perché mentre sul Pietrangeli, e diciamo così, c'è l'accesso a chi ha il biglietto del ground, quindi la gente arriva e va subito sul Pietrangeli, fino a che non è pieno. Chi ha il biglietto del centrale, chi ha il biglietto del grandstand, non obbligatoriamente deve correre su quel campo, perché contemporaneamente si giocano molte altre partite. Nella sua giovane storia ha già visto il Bolelli Deluxe della primavera 2008 battere in due set il francese Simon. A me, scusate il gioco di parole, ma è dispiaciuto che Bolelli non abbia avuto un altro tipo di carriera, perché il tennis di Bolelli, quando è al meglio, quando è in condizione e quando la testa risponde a e dà impulsi giusti al fisico, è un bel tennis da vedere. Che lì sul grandstand un impianto da cui si vede benissimo una partita di tennis, sei a contatto col terreno, ti sembra di stare in campo a giocare gli stessi colpi che tirano i protagonisti, e anche lì il pubblico ha dato una mano a Bolelli, ma Bolelli ha espresso un tennis veramente, forse uno dei migliori tennis che abbia giocato in carriera. Qui Lorenzi ha sconfitto il brasiliano Bellucci e Potito Starace ha superato nel 2011 un top 20 come il serbo Troicki. La Super Tennis Arena è diciamo, utilizzata per partite di cartello che talvolta però gli spettatori snobbano un po', e questo è sbagliato, perché lì io ho visto molte partite di grandissima qualità. Una eccezionale è stata nel 2014 la partita tra Francesca Cavione e la Muguruza. Quella volta però Francesca, che non era più la Francesca del 2010, ma continuava così come continua oggi a giocare ad altissimo livello, ha fatto una partita eccezionale su tre set, intra su tre set, ha vinto al terzo, combattendo duramente e facendo vedere alla fine che l'esperienza può anche essere vincente ancora rispetto alla gioventù e alla forza fisica. La Super Tennis Arena è uno stadio più intimo, più raccolto, lo stadio degli appassionati che cercano perle anche in attesa. All'ombra dei pini di Roma, sui ground, i campi laterali, si respira tutta un'altra atmosfera. I ground sono i campi che nessuno degli spettatori degli internazionali viene all'Italia dovrebbe mai perdere. Salto, salto, palo. Vieni, se ne andate. 6-4, 6-4. Pippo, sui ground si vede, secondo me, l'anima degli internazionali. Sui ground, soprattutto nelle prime giornate, può accadere di tutto. Perché la gente che va a vedere i campi sui ground non è un qualcosa per ringraziarmi le persone, ma è gente che capisce di tennis, è gente che se lo gusta come un buon gustaio va da un gourmet o da uno chef. Quei campi fanno da cornice ideale a exploit folli, a vecchi campioni e a nuovi talenti ancora da scoprire. Poi sono le epoche che fanno la differenza, perché l'epoca di Pietrangeli, ma anche dello stesso Panatta, è un'epoca
un'epoca a sé stante, per cui potevano succedere cose che oggi non succedono più. È qui che si incontra il pubblico più genuino, più sanguigno, magari con qualche sorpresa. Nel ground c'è il tennis vero, c'è il tennis dell'appassionato che va a vedersi quelli che saranno i campioni del domani, i match più lottati, ancora di più, perché la verità è che il vero appassionato di tennis non è quello che dice vado alla finale, alla semifinale per dire io c'ero. Il vero appassionato di tennis va dietro a vedersi i ground, a camminare, a sgomitare per vedere bene il match, per capire, perché non si vede il punteggio, il tabellone, eccetera. L'adrenalina nell'aria e sugli spalti, infatti, spesso si è trasferita in campo, con esiti non sempre prevedibili. Mi ricordo che McEnroe giocò il doppio con Canè, per mia idea pazza, ed è l'unica volta nella mia vita che McEnroe è andato dal suo compagno e gli ha detto stai calmo, gli ha detto, perché Paolo faceva, e la gente quando gli ha detto così c'è stato un mezzo boato, McEnroe che dice stai calmo al suo compagno. Beh, l'internazionale d'Italia per me significa la mia, chiamiamola, seconda casa. Ripeto, abito qui sopra, quindi scendo a folle. È difficile pensare, e che purtroppo un giorno arriverà, spero molto tardi, non venire più al Foro Italico. È un appuntamento sportivo, mondano, che è cresciuto talmente nel tempo che è diventato l'appuntamento da non mancare. Infatti io credo che se lo stadio fosse più grande riusciremmo a riempirlo veramente tutto ancora. È questa la magia degli internazionali BNL d'Italia. La passione può avere molti colori, solo il Foro Italico riesce a raccoglierli tutti.